Buongiorno Giovanna. Buongiorno amici di Facebook. Welcome. Buongiorno Instagram, buongiorno Ben. Ben Gab. Welcome, good morning everybody. Buongiorno. Buon martedì. Buongiorno. Buongiorno. Come si sta? Buongiorno. Buongiorno a tutti. Hard time love just bring me down. Buongiorno, buongiorno, benvenuti a tutti. Buon martedì. Buongiorno Giulia. Buongiorno e bentrovati ancora una volta alle 8:30 della mattina per questa rubrichetta ribattezzata Il caffè e la clessidra. Il caffè lo prendiamo insieme per lanciare la mattinata, la clessidra la utilizziamo simbolicamente per scandire il tempo, ricordandoci sempre che la clessidra per me ha un valore simbolico notevole, perché quello che c'è sopra è il tempo che ci resta per organizzarci un presente dorato e un futuro meraviglioso. Buongiorno Patrizia, buongiorno a tutti voi. Ciao Angelica. Allora, se stai vedendo questo video in diretta, scrivi in diretta da e vai a specificare il nome della città da cui mi segui. Se lo stai vedendo in registrata, scrivi replay da e metti il nome della città, della regione o della nazione da cui mi stai seguendo. Oggi mi invito a fare questa cosa. Condividi questa diretta se lo ritieni opportuno, se pensi che potrà servire a te, al tuo team oppure a chi altro, anche perché oggi affronteremo un argomento molto molto legato alla vita di ognuno di noi. Parleremo di stato d'animo, parleremo di come ci si sente, come vogliamo sentirci e come ci fanno sentire. Buongiorno Nadia. Buongiorno Paola, in diretta da Roma. Vai, vai, specificate. Fordongianus, Fordongianus o Fordongianus, Fordongianus, sicuramente Sardegna meravigliosa. Buongiorno dalla bellissima Calabria ad Antonietta e buongiorno in diretta da Livorno a Patrizia. Allora, bentrovati, ripeto, se lo volete condividete, perché questa volta ci sarà sicuramente utilità. Condividi questa diretta perché oggi parleremo di questo, come vuoi sentirti oggi. Allora, quando guardo qui è perché guardo gli amici di Facebook, quando guardo su guardo gli amici di Instagram in diretta da Sava, ci seguono. Allora, come vuoi sentirti oggi? È una delle domande, no, che in genere ci facciamo, ma senza esplicarla, esternarla più di tanto. Ogni volta ci svegliamo, mettiamo il piede sinistro a terra, perché vi ricordo che la tradizione dei nostri padri vuole che per cominciare la giornata migliore dei modi si metta il piede sinistro a terra, e ci chiediamo: ma oggi come sarà questa giornata? Che cosa succederà oggi? Alcuni già sanno, no, cosa accadrà nella loro giornata, però la domanda reale è: come mi sentirò oggi? Grazie Paola, grazie. Buongiorno Alfr, Giusy, da Marsala, Alfredo da Taranto. Puoi fare ciò che vuoi, puoi, anche se sei padrona di Canale 5, puoi condividerla urbi e torbi. Come vuoi sentirti oggi? Io ve lo domando. Come volete sentirvi oggi? Avete un termine, una parola per definire lo stato d'animo che volete provare oggi? Sicuramente potrete dire: voglio sentirmi felice. Ciao Susi. Voglio sentirmi realizzata, realizzato. Voglio sentirmi... Come vuoi sentirti oggi? Scrivilo. Fai una specie di previsione, prendi una specie di impegno con te stesso.
come vuoi sentirti oggi? Scrivilo qui sotto, perché poi alla fine di questa giornata andrai o andremo a verificare come volevi sentirti per come poi sei andato a sentirti nell'arco della giornata. Giusy vuole sentirsi felice. Immagino che sarà una delle risposte più gettonate. Come vuoi sentirti oggi? Perché faccio questa domanda? Perché se ci fate caso, non sempre quello che ti accade nell'arco della giornata è quello che ti eri preposto, che ti eri preparato a essere. Serena vuole essere soddisfatta oggi, e questo è un termine che ne include tanti. Buongiorno Micaela, da Vasto, l'Abruzzo. Micaela, come vuoi sentirti oggi? Perché faccio questa domanda? Perché spesso il tuo stato d'animo, le tue emozioni, e anche oggi accadrà questo, se non farai attenzione, accadrà anche oggi che martedì è un giorno normalissimo, ma normalissimo non è, perché potrebbe essere il capolavoro della tua vita, per cui oggi dovresti sentirti speciale, no? Se deve essere il capolavoro della tua vita. Oggi vorrei sentirmi felice, ma sono in ferie, quindi è sicuro che lo sarò. Questo è lo strano assioma che c'è fra la parola ferie e la parola divertimento e felicità. Ci fate caso che quando sei in ferie sei obbligato a essere felice, quando sei in ferie sei obbligato a divertirti. Questa è una cosa che mi ha sempre fatto pensare, ma sicuramente lo sarai. Oggi con Serena vi divertirete moltissimo. Paola dice: voglio essere grata a me. Giulia: voglio sentirmi soddisfatta di ciò che sono e di ciò che farò. Buongiorno Carlo, buongiorno a te, un onore sempre averti tra i miei commenti. Sentirmi bene, dice Carlo. Sapete perché ve lo chiedo? Perché c'è il rischio oggi che anche oggi voi cediate il controllo delle vostre emozioni. Volete sapere come può accadere? Perché voi dite: oggi voglio essere felice, basta. Poi accadrà che ci sarà qualcuno che controllerà le vostre emozioni. Vi faccio un esempio. A me è accaduto per tantissimi anni, veramente tantissimi anni, stare bene, provare a respirare quest'aria, che in questo caso è l'aria estiva, la serenità, e poi magari ricevere una telefonata da una signorina che rappresentava magari un recupero crediti, o ricevere la telefonata magari arrabbiata da parte di una cliente che magari non era soddisfatta. Come ti senti quando accade qualcosa del genere, quando qualcuno prova a cambiarti lo stato d'animo? Perché ricevere una telefonata per un recupero crediti non è una cosa carina, è un qualcosa che ti muta profondamente dentro la giornata, in quel momento proprio ti, noi diciamo in brindisino, ti inamarisce la giornata. E permettere a queste circostanze esterne, permettere a qualunque persona, permettere a qualunque situazione di avere poi il controllo sul tuo stato d'animo è la tua rovina. È giusto quando si riceve una notizia, un attacco, una telefonata magari complicata come può essere quella di qualcuno che ti sollecita il pagamento di un debito. È normale, è umano avere un attimo di scompenso e accusare il colpo, ma non è giusto che tu ti senta così come ti sentiresti. Non è giusto che il tuo stato d'animo, se ti sei svegliato o svegliata con la voglia di essere felice e magari con la musica Alexa Bon Jovi, magari ti sei svegliato con la musica e poi la telefonata di una persona magari incattivita con la vita provi a modificarti la giornata, non è giusto che ti facciano sentire così. Lo avete mai pensato a questo? Susi vuole sentirsi padrona del tempo. Paola Pucci: mi si ferma il mondo, credo si riferisca a quando si arrivano quelle telefonate, ma anche quelle telefonate complicate da parte di chi magari ti vuole litigare o qualcuno che ti obietta qualcosa, sai, quelle chiamate
che tu non vorresti mai avere perché vorresti vivere quel giorno nel tuo mondo di serenità. Ecco, il segreto è molto difficile questo, è non cedere agli altri o alle circostanze il controllo delle tue emozioni. Perché se hai scritto pochi istanti fa oggi voglio essere felice, ogni giorno è una guerra mantenere il proprio stato d'anime lontano da certe circostanze, tanto che tu ti inamarisca o che tu reagisca con mentalità d'acciaio cercando di non mutare il tuo stato d'animo, lo stato delle cose non cambia. Avete mai fatto caso al perché le persone lavorano così alacremente? Perché le persone si dannano e vivono un'intera vita inseguendo sogni di ricchezza? Ma veramente pensate che le persone vogliono arricchirsi perché vogliono la Ferrari o perché vogliono il Rolex o perché vogliono fortissimamente vogliono comprare quella casa? Ma voi veramente pensate che le persone vogliono gli oggetti? Le persone vogliono comprare lo stato d'animo che provi quando ti puoi permettere di comprare la Ferrari, quando vai a stipulare il contratto per quella casa dei tuoi sogni. Non è la casa ciò che conta, è lo stato d'animo. Tant'è vero che molte persone buttano i loro soldi per comprare preziosi, per comprare i Rolex, per comprare ciò che vogliono e poi si spegne quello stato d'animo, quell'entusiasmo e poi mirano già a vivere l'adrenalina di un altro acquisto e sperperano i loro soldi. Perché? Perché cedono il controllo delle loro emozioni ad altro. Non puoi sentirti felice perché stai andando a comprare una cosa costosa. Perché quello stato d'animo, se tu non ragioni bene e non lo solidifichi dentro di te, è destinato a sfumare. Per cui, attenzione, la vera ricchezza, il vero segreto della liberty, quello che c'è scritto qui, o freedom, vogliate chiamarlo, è non solo stare con chi sei, dove vuoi, quando vuoi, ma è avere uno stato d'animo costantemente sereno. E quando tu ricevi quella telefonata che magari cerca di sollecitarti con fare aggressivo, con fare poco umano, come se non conoscessero, anzi non conoscono le tue difficoltà, magari ti chiamano per recuperare le rate del tuo mutuo che tu non avresti mai voluto non pagare e che invece purtroppo gli accadimenti del sistema ti hanno portato a non pagare. Quando ti chiamano tu perdi il controllo del tuo stato d'animo sereno, perché magari è nato tuo figlio, sei felice al settimo cielo, ti arriva quella telefonata e tu, se non sei di mentalità d'acciaio, lo perdi quel controllo e quindi metti il tuo stato d'animo nelle mani di un qualcosa. Non farlo questo, tanto le rate del mutuo arretrate ci saranno lo stesso purtroppo. Ma non consentire alle persone di prendere il controllo di come ti senti, perché ti butterà giù. Cercate la felicità dentro voi stessi e non lasciatevi influenzare dal mondo esterno. Lasciate fluire gli eventi e non date importanza a chi vuole assorbire la vostra energia vitale. Bravo, con molte meno parole di me sei riuscito a esprimere questo concetto. Ciao Silvia, realizzata, voglio sentirmi realizzata, soddisfatta e fiera di me, di tutto ciò che farò entro oggi. Appartenenza a uno stato sociale è come se l'ho pensato e vissuto, ma ogni giorno si impara che se si molla si perde. Io non perdo, o vinco o imparo. Non consentite a nessuno di avere il controllo delle vostre emozioni, anche perché che diritto hanno gli altri, che diritto hanno oggi, che diritto avranno oggi le persone a farti sentire diversamente da come vuoi farti sentire? Che diritto ha il tuo datore di lavoro a respingerti la richiesta di ferie e a farti sentire immeritevole o inadeguato? Che diritto ha? Non ne ha diritto. E perché allora, se sul posto di lavoro non hai ciò che pensi di meritare, poi ti senti giù? Perché così tu dai potere
a chi vuole controllare le tue emozioni. Lo sapete che a volte i nostri datori di lavoro in genere dicono no solo per esercitare un controllo sul tuo stato d'animo? Avete mai provato a vedere cosa accade se un datore di lavoro ti dice no alle ferie e tu reagisci con un sorriso e le ferie te le prendi lo stesso? Non si fa, perché è chiaramente illegale, ma provateci, provate a reagire ad un attacco, ad un'offesa, ad un no strumentale solo perché c'è la legge del più forte. Provate a reagire con la sfacciataggine di un sorriso. Provate cosa accade, che cosa si prova ad avere il controllo delle proprie emozioni. Quando anni fa tornavo dal lavoro e ritrovavo in questa cazzo di cassetta delle lettere le bollette, non parlo dei solleciti telefonici, perché io da allora credo di non aver risposto più al telefono, ai numeri anonimi o ai numeri che non ho in rubrica. Mi si accappona la pelle quando mi appare un numero telefonico, perché anni fa io non meritavo di essere arretrato con le mie rate del mutuo, non meritavo di non poter pagare il prestito che con tanto sacrificio avevamo fatto, non lo meritavo semplicemente perché se non avevo i soldi per pagare non era colpa mia, ma era del mio datore di lavoro, quindi io non meritavo di essere un parafulmine di una situazione che era fuori dal mio controllo. Per cui quando rientravo e trovavo in quella cassetta delle lettere queste diavolo di solleciti o queste bollette che arrivavano, sembrava che quando non hai la possibilità sembra che le bollette ti arrivino in 15 giorni, quando poi invece hai la serenità di poterle pagare non ti arrivano più. Lì ne arrivavano sempre e io ho sempre avuto il timore, quando rientravo dal portoncino di casa, di andare a guardare la cassettina delle lettere e trovare dentro quella cazzo di sagoma chiara che rappresentava sicuramente una multa, il bollo dell'automobile e la bolletta della corrente, la bolletta del gas, l'eccedenza acqua, tutto quello che c'era. Sapete cosa facevo io? Questo lo racconto sempre. Prendevo quella lettera, tanto non era possibile pagarla, non era possibile. Con tutta la buona volontà e l'onestà, non era possibile, nonostante facessi un lavoro da professionista, prendevo quelle lettere, le piegavo, le mettevo in tasca, dietro, nella tasca sinistra dei jeans, non lo dimenticherò mai, tornavo a casa, Alessia non lo sapeva che era arrivata la lettera sotto, i miei bambini non avrebbero dovuto scorgere sul mio viso lo scurore per aver avuto un'altra mannaia su di me, perché non meritavo. Così come i miei figli non meritavano che arrivassi scuro in volto semplicemente per... Le bollette vanno pagate, non bisogna arretrarsi e va pagato tutto, ovviamente non strumentalizziamo, ma non cedete il controllo delle emozioni. E io questa forma di positivismo, questa forma di ottimismo l'ho sempre avuta, perché sono sempre stato un po' fatalista, ma sti cazzi, troverò il modo di pagarle prima o poi. E poi è più importante che io arrivi sereno in casa con i miei figli piuttosto che farmi rubare il sorriso, farmi distrarre un attimo. Anche perché, ragazzi, bisognava trovare una soluzione. Quando vi chiamano perché magari il mutuo non state riuscendo a pagarlo, non vi affannate solo a cercare i soldi per quella rata, perché questo è quello che vogliono, distogliervi e farvi concentrare soltanto sulla risoluzione minima di un problema, quando in realtà il problema è a monte. Cosa diavolo ti lamenterai se poi tornerai ogni santo giorno a farti maltrattare e schiacciare da un datore di lavoro che poi ti pagherà quando vorrà lui, perché vuole esercitare il controllo sulle tue emozioni? Io sono felice, sto bene, la mia famiglia sta bene. L'unica cosa, vorrei realizzarmi come si deve nel lavoro. Ogni giorno penso questo. Non consentire a nessuno di cambiare questo tuo mindset, perché potrebbe arrivare oggi una tua amica carissima che ti dice: ma cosa stai facendo? Ma che cosa stai facendo? Ma perché ti comporti così? Allora tu cosa potresti fare? Non è il tuo caso. Cosa potresti fare? Cambiare i tuoi pensieri, perché è condizionata da quella persona. Non cedete il controllo dei vostri pensieri, del vostro stato d'animo agli altri. Ho imparato a spese mie a farmi scivolare le cose addosso con il sorriso sempre, è la migliore arma, vivendo e rallegrandomi nella mia serenità e pace interiore. Bravissima Micaela, bisogna avere una mentalità d'acciaio. Buongiorno cara Elena.
Come si fa a mantenere uno stato d'animo costante? È un pugno che entra allo stomaco, inconsciamente non è facile, ma devo reagire. Paola, è una guerra, questa è una guerra, ragazzi, la vita è bella. Io, pur avendo fatto anni e anni di arti marziali quando avevo i capelli, non ho mai litigato e fatto a botte con le mani. Con nessuno, non sono un guerrafondaio, ma sono convinto che la vita sia una guerra, sia una schermaglia per difenderti, per difendere ciò che costruisci, per difendere ciò che ami. Come si fa a mantenere uno stato d'animo costante? Si combatte, non ci si ritira. Come si fa a mantenere un territorio in guerra? Come si fa? Si chiudono gli occhi e si aspetti che il nemico ti passi sopra? Oppure si arretra? No, per mantenere il territorio tu devi restarci, devi avere una mentalità d'acciaio, devi combattere ogni giorno e semplicemente non devi scegliere chi ti fa rimanere male, non devi scegliere le situazioni che ti fanno rimanere male, devi scegliere chi ti fa rimanere. Ci sono delle persone che ti fanno rimanere male? Non vanno bene. Scegli chi ti fa rimanere. Ci sono delle situazioni che ti fanno rimanere male? Non va bene. Taglia la corda. Scegli situazioni che ti danno tutto il contesto per rimanere. Ti chiamano per pretendere la rata del mutuo che dolosamente o colposamente, soprattutto uno, non è riuscito a pagare. Cosa cambia? Se quel giorno combatterai per provare a tenere la mentalità alta piuttosto che abbatterti, sai cosa accadrà a mantenere lo stato d'animo vigile, sveglio e a mantenere la positività? Succederà che tu ti accorgerai delle circostanze migliori e ti accorgerai delle opportunità. Perché se fai controllare l'emozione agli altri, tu ti ingobbirai, guarderai verso il basso e camminando non riuscirai ad accorgerti delle opportunità, non riuscirai ad accorgerti che cosa bisogna fare per risolvere il problema. Abbattersi è esattamente il gioco del nemico. È la vita che sia scandita da una clessidra o da un orologio, da quello che volete, è una schermaglia, è una guerra. È così che si mantiene la propria posizione. Non è semplice mantenere uno stato d'animo, ma è una guerra. Le guerre non sono semplici. Il pugno allo stomaco è inevitabile il pugno allo stomaco, ma si può combattere rimanendo sempre, sempre pronti a quello che dicevamo ieri, a fare, a dare, perché se fai, se costruisci, se progetti, se sei come uno steamroller, sapete cos'è lo steamroller? È lo schiacciasassi, se sei impegnato a schiacciare i sassi, ti accorgerai che non avrai neanche il tempo di rattristarti, perché c'è una strana cosa nella vita. Se fai fortissimamente fai e se dai fortissimamente dai, non ti accorgi delle cose che non vanno. Non te ne accorgi e quindi diventi più produttivo, e quindi diventi più votato alla positività. Fermarsi a pensare a un dolore significa fermarsi. Consentire a qualcuno di dominare le tue emozioni, di mutare il tuo stato d'animo, equivale a fermarsi. Che diritto hanno le persone a farti sentire così? Lo sapete quando nasciamo come siamo? Uguali. Siamo tutti uguali con lo stesso potenziale infinito di poter essere creativi, di poter essere unici. Quindi tu, che sei una persona creativa, sei una persona unica, con un grande mondo interiore, con la possibilità veramente di poter manovrare le fila del mondo, perché ognuno di noi si sente migliore di Trump o migliore di Conte nel guidare una squadra di calcio, perché tutti abbiamo questo valore. Poi, che succede? Finiamo a non credere più a questa unicità, a questa capacità di creare. Perché? Perché ci lasciamo condizionare dagli altri. Sapete come mi sento io? Mi sento una specie di Peter Pan contro tutto e tutti. Ma sapete quante persone in questo periodo mi stanno prendendo per il culo per queste dirette?
Lo sapete quante persone ci stanno prendendo per il culo a me, Alessia, perché perseveriamo a fare una professione che ci ha donato la liberty? E voi pensate che noi concediamo agli altri il potere di controllare le nostre emozioni, il nostro stato d'animo? È una guerra, e ogni giorno io sono in guerra per difendere ciò che costruisco. Non me ne parlare, Paola. Non me ne parlare. Aggiungo un dettaglio. Quando ero piccolo, mio padre ha sempre lavorato in ufficio tecnico dell'Enichem. Negli anni '80 ci fu una grossissima avvertenza, un problema con i posti di lavoro, e in famiglia circolava l'alone della possibilità di ricevere la lettera di licenziamento. Ma lo sapete che quando ero piccolo mi si accappò la pelle? Guardate, i miei mi avevano fatto l'abbonamento a Topolino, che mi arrivava ogni mercoledì, e io non volevo andare a vedere se fosse arrivato Topolino o meno, perché ero piccolo, ne avevo forse 10 anni, 11 anni, avevo il terrore che nella cassetta della lettera ci arrivasse una lettera che magari poteva essere quella del licenziamento di mio padre. Guardate che i miei genitori mi hanno tenuto distante, me e mia sorella, da queste dinamiche, ma tu lo respiri, lo percepisci, e io mi è rimasta quel terrore di scendere, di smorzare. Cioè, io non scendevo con la felicità di trovare il giornalino di Topolino o il Corriere dei Piccoli, scendevo con il terrore, il timore che arrivasse, perché all'epoca non c'erano le mail. La lettera di licenziamento non te la davano in mano perché non si andava al lavoro, ma ti arrivava a casa. E io quindi me la ricordo benissimo quella sensazione. Vedi Alessia cosa scrive: che ricordi. È stato tutto questo che mi ha fatto decidere di regalarmi questa opportunità. Perché credete che noi abbiamo deciso di buttarci con tutti i nostri sogni in questa realtà? Perché non abbiamo più permesso a quei telefonatori mascherati, che a volte magari fanno semplicemente il loro lavoro, che è quello di recuperare i crediti, che li recupera, che cosa facevano, che cosa fanno? Stanno in ferie, tornano il 17, il 18 di agosto dalle loro ferie e ti chiamano per pretendere il credito. E invece nei 10 giorni precedenti nessuno ti metteva pressione perché erano in ferie. Pensate che sia un caso che ho fatto questa diretta oggi. Tra ieri e oggi voi sarete stati bombardati dalle telefonate di chi... Signor Antonelli, guardi, mancano 3,03 euro al suo versamento. Guardi, e poi invece quando tu guardi nelle tue tasche e non trovi soldi che ti sono stati magari sottratti, nessuno viene a ridarteli. Pensate che sia un caso che oggi, 18 agosto, io stia a fare questo discorso? Non dovete permettere alle persone di rovinarvi anche l'estasi che avete avuto stando in ferie. Oppure avete commesso l'errore di stare in ferie, staccare la spina e poi vivere lo shock del rientro? Sareste dei coglioni a fare questo, perché bisogna sempre stare in guerra. Lo sapevate, no? Che tornati dalle ferie gli squali vanno dove c'è il sangue? Lo sapevate? Bisogna prepararsi e combattere, perché non bisogna concedere il controllo delle proprie emozioni agli altri. È stata la nostra soluzione? Io non finirò mai di dire che l'intuito di mia moglie ha salvato la nostra famiglia. Dobbiamo vivere la vita che meritiamo. Noi non valiamo ciò che ci pagano, noi non siamo quelle persone. Se non riesci a onorare un tuo debito, non sei una cattiva persona, non sei peggiore di quello che mette le mani in tasca e che butta i soldi e li paga in anticipo. Non sei peggiore, sei anche migliore, sei più forte. Che diritto hanno gli altri a pensare che tu sia peggiore degli altri? Pensa, c'è una guerra, difenditi. Dobbiamo vivere e non sopravvivere come facevamo noi. Noi sopravvivevamo. Siete un grande esempio di vita per tutti, dice Claudio. Vi stimo tantissimo e vi auguro tutto il bene del mondo. E noi insieme, tutti insieme. Ecco perché vi chiedevo di condividerla questa diretta. Condividetela, perché ci sono tra coloro che vi guardano o da un balcone di una terrazza o da un social. Chi vi guarda sono proprio quelle persone che... lavorano, molte di quelle lavorano per condizionare il vostro stato d'animo. Sbatteteglielo in faccia che nessuno ha il diritto di farvi sentire male, perché ognuno di noi nasce libero, creativo e unico. Buongiorno Imma.
Alessia, bisogna cambiare completamente atteggiamento. Io ho aperto il codice e sono cambiata dentro. Quando ti rendi conto quanto vali, non consenti a nessuno di calpestare la tua vita e quella dei tuoi figli. Cioè, provate a pensare, tu vuoi essere felice per abbracciare i tuoi figli sorridendo e arriva una circostanza esterna a farti sentire male. Ma che diritto ne ha il mondo? Nessuno ci ha mai detto che sarebbe stato facile, ma è una guerra, hai detto bene, una guerra vale la pena di combattere ogni giorno, perché ciò che si ottiene poi è gratificante. Perciò, dai, siamo nati guerrieri e moriremo guerrieri. E di cosa, Paola? Tantissime persone, ma che me ne frega, con il giudizio degli altri non ci pago le bollette. Nel lavoro tradizionale, dice Angelica, c'è sempre qualcuno che ti denigra, che ti sgrida davanti ai clienti perché il potere a certe persone sfugge un po' di mano. Tutti sono autoritari, nessuno è autorevole. È bellissimo poter tornare a casa e non trasmettere a mio figlio l'angoscia che ti mette un ipotetico datore di lavoro. Ma voi davvero pensate che la gente faccia network marketing perché voglia diventare ricca? Noi tutti facciamo network marketing perché non vogliamo che il nostro stato d'animo sia condizionato da qualcun altro. E Angelica ha detto bene. Io me lo ricordo esattamente, così come voi lo sapete, lo vivete o ve lo ricordate, la sensazione che provi quando ti svegli la mattina per andare su un posto di lavoro che senti non appartenerti e che sai in cui che farai fatica. È la sensazione che provi quando infili la chiave nella toppa della porta prima di rientrare e fai così, a scaricare tutta quella negatività o tutto quel malcontento che spesso, non su tutti i posti di lavoro, anzi, non tutti si rendono conto di averlo sul posto di lavoro, per loro è la normalità, ma lasciamoglielo credere. Quello scaricare la tensione prima di girare la chiave, aprire e trovare il cagnolino che ti viene incontro, ti fa le feste. Perché anche con il tuo cagnolino tu devi voler essere amorevole. Invece fuori provano a condizionarti. Allora a volte entrerai, butterai le chiavi sul tavolo e il cagnolino che ti fa le feste purtroppo riuscirai a ignorarlo perché fuori ti hanno condizionato. Oppure entri, trovi i bambini che ti vengono, ti fanno un sorriso, papi, giochiamo e tu magari non sei riuscito a staccare la spina da un problema di lavoro che magari non esiste, semplicemente per romperti le palle. Che vengono generati i problemi. Sapete perché sui posti di lavoro si dice che la maggior parte del tempo è impiegato per risolvere problemi? Perché vengono creati in maniera strumentale per esercitare un controllo su di te. Perché un impiegato con un problema addosso è un impiegato con una pressione. E un impiegato con una pressione non è un impiegato, ma è un piegato il quale viene utilizzato per tenere in piedi la baracca in silenzio. E le baracche poi scatafasciano proprio per questa ragione. Mi sento libera, libera di pensare con la mia testa. Ormai mi sono creata una corazza. Io direi che le dirette le faccio fare ad Alessia la mattina, perché ovviamente la mia prima ispirazione da questo punto di vista è lei. Chiudiamo, vi do una specie di augurio. La vostra priorità sia avere un ottimo stato d'animo. Come devo comportarmi oggi? Mi comporterò in maniera tale da preservare il mio stato d'animo o migliorarlo. Molti di voi si sono svegliati allegri oggi, con il desiderio, lo avete scritto prima, oggi voglio essere felice. Il tuo obiettivo di oggi, qualunque cosa tu faccia, qualunque lavoro tu faccia, è mantenere quella voglia di essere felice. Non cedere potere a chi vuole controllare le tue emozioni, ma prova a dare potere agli altri. Sapete cosa fanno i leader? I veri leader sono quelli che danno potere agli altri. E se tu dai potere agli altri, sei felice. Guardatevi la diretta di ieri. E condividete anche quella per avere una sorta di continuità. Se voi darete, darete, darete senza pensare ad avere il ritorno, sarete creativi e coraggiosi. Se voi invece fate per avere un ritorno, siete dei codardi, avete paura, quindi lavorate con il terrore che questa cosa, con la speranza che vi dia qualcosa in ritorno. Non riceverete nulla se avrete delle aspettative. Chiudiamo.
Paolo, ho abbracciato questa opportunità perché a 38 anni con una figlia di 14, una vita di sacrifici, spero un domani di avere la mia stabilità economica e di recuperare tutto il tempo perso che ho tolto a mia figlia in tutti questi anni. La speranza non è una strategia. Noi abbiamo la strategia giusta per arrivare ad avere lo stato d'animo che vuoi e quindi essere libera. Non è un impiegato, ma è un piegato. Sei un grande. L'ho sentita dire da qualcun altro, non l'ho inventata io. Non ricordo da chi. Paola, cuoricino per te. La dottoressa Filotto, Giulia. La cosa più importante è arrivare a capire quanto si vale, perché gli altri lavorano una vita per non farci capire quanto valiamo e cosa meritiamo. Ma quando arriviamo a capirlo, la guerra è iniziata. Gli altri lavorano una vita per non farci capire quanto valiamo. Così, la gente lavora. Cioè, noi facciamo il nostro lavoro di networker con grande entusiasmo. Ma sapete dov'è l'entusiasmo? È dalla parte delle persone che ci criticano. Loro sono entusiaste nell'attaccarci. Sono entusiaste nel farci cambiare il loro stato d'animo. Tenete duro, perché gli entusiasmi passano. Noi abbiamo il lavoro, ci consente di essere entusiasti sempre. Chi invece prova a farti cambiare il tuo stato d'animo, il suo entusiasmo si spegne se tu non gli darai il controllo delle tue emozioni. Grazie a tutti, ricordate il concetto più importante, che tutti dobbiamo dare il massimo per essere liberi. Liberty, che è più o meno uguale a freedom. Freedom è la libertà dell'anima, liberty è una libertà un po' più formale. Che cos'è la libertà vera? Chiudiamo, chi se lo ricorda? Anche questo deve essere una sorta di mantra. Cosa significa essere liberi? Che diavolo significa essere liberi? Significa avere tanti soldi in banca? Significa potersi comprare questo Rolex? Che cos'è la libertà? La libertà è... vediamo chi ci arriva per primo. La libertà è... Senti come digitano. Cosa significa essere liberi? E poi chiudiamo, vi ricordo che domani mattina alle 8:30 lo rifacciamo, il caffè e la clessidra, e poi va a finire che non finisco mai il caffè. Che cos'è la libertà? Ottimo. La libertà è essere dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi. Con chi voglio, quando voglio e dove voglio. Dove vuoi, con chi vuoi, quando vuoi. Angelica, questo è il quando vuoi. Lavorare come vuoi, con chi vuoi e da dove vuoi. Questa è anche una sfumatura importante. È così. Grazie a tutti, grazie per esserci stati, buon proseguimento. Buona settimana, buona estate, continuate a non far controllare le vostre emozioni e ricordatevi di onorare questa domanda. Come vuoi sentirti oggi? Difenditi. Ciao a tutti, grazie.